durante la progettazione è possibile inserire gli impianti, utili per avere una migliore visione più completa di tutta la progettazione. È inoltre possibile realizzare le stampe grafiche da consegnare all'idraulico o all'elettricista che prenderanno parte fisicamente alla commessa eseguendo i lavori. Per inserire gli impianti basta selezionare la parete nella quale li vogliamo inserire e cliccare nel più del consigliato. Selezioniamo planimetria e poi impianti. Si andranno quindi a posizionare sulla parete nel punto esatto confermando le misure proposte. Inseriamo il set degli impianti sotto lavello, che indica l'uscita dell'acqua calda e fredda con il relativo rubinetto, lo scarico e il rubinetto del gas. Inseriamo il pannello elettrico. Contiene tutte le prese elettriche al quale si collegheranno i vari elettrodomestici. Al pannello elettrico aggiungiamo una presa elettrica generica. Inseriamo poi una presa elettrica sopra il piano top. Inseriamo il foro di ventilazione per la cappa. Nell'altra parete, infine, inseriamo l'interruttore vicino alla porta. Una volta inseriti gli impianti, nel menu delle stampe è possibile generare automaticamente le stampe grafiche da allegare alla documentazione del progetto. Si trovano nella scheda System, in quanto fanno parte di quel catalogo. Il catalogo System è il catalogo di ADA che contiene tutti gli elementi della planimetria, muri,
porte, finestre, pavimenti, impianti e oggettistica. Al suo interno si trovano le tre stampe che è possibile generare. Impianti con descrizioni, impianti con elenco, impianti e mobili con elenco. Per generarle basta semplicemente selezionarle e cliccare su OK, oppure fare doppio clic con il mouse sul relativo riquadro di anteprima. La stampa impianti con descrizioni mostra i vari impianti inseriti, segnando le quote dall'inizio del bordo della parete più vicina tramite delle frecce. La stampa impianti con elenco è molto simile a quella precedentemente creata, con l'aggiunta delle descrizioni a lato per tutti gli impianti precedentemente inseriti. La stampa impianti e mobili con elenco trova la sua utilità nel caso la composizione sia già stata inserita. In questo caso i mobili tratteggiati permettono una lettura molto più chiara della stampa, utile anche a chi svolgerà lavori marginali, come ad esempio un idraulico chiamato all'ultimo momento per modificare uno scarico. Infine, cliccando su Stampe e selezionando Stampa documenti, le varie stampe saranno inviate alla stampante. Le stampe degli impianti, come tutte le altre stampe, possono essere modificate con il CAD per aggiungere o togliere quote, aggiungere testi o cancellare primitive non più utili. Una spiegazione completa delle possibilità dell'ambiente stampe sarà illustrata nell'apposito capitolo Stampe grafiche.